Salve a tutti amici, salve a tutti, spero stiate bene. E oggi video molto breve, tranquilli, non vi tengo 70 ore come al mio solito, ma mi sembra doveroso parlare un attimino di diciamo questo sviluppo importante per quanto riguarda Rosa Bazzi e Olindo Romano. Ricordiamo, condannati al terzo grado di giudizio, passata in giudicato la sentenza che li condanna all'ergastolo per l'uccisione e la mattanza di quattro persone, più il tentativo di omicidio di Frigerio che per un pelo si salva dal morire, perché, come sapete, è stata accettata l'istanza di revisione dal PG. Dal sostituto procuratore Cuno Jacob Tarfusser, e il 1 marzo, quindi 9 giorni fa, siamo entrati, non io, chiaramente, ma c'è stata la prima udienza per determinare se effettivamente si riaprirà questo processo e quindi Rosa e Olindo torneranno al banco degli imputati in un processo e per determinare, analizzando le nuove prove portate dalla difesa e determinare se appunto questa sorta di quarto grado di giudizio li ricondannerà definitivamente all'ergastolo oppure se verranno prosciolti da qualunque accusa e finalmente potranno tornare a casa da persone innocenti quali sono. Ebbene sì, io sono dichiaratamente innocentista, ma non per partito preso, anche perché vi devo dire quando mi sono approcciata la prima volta a questa vicenda, ovvero un anno fa, parlando proprio con un mio amico mostrologo che voi tutti conoscete bene, ovvero Luca Mirri, quindi mi fa piacere anche dire questa cosa, parlando del caso, io ero molto scettica verso la posizione innocentista di alcuni, tra cui molti consulenti della difesa, come la dottoressa Bruzzone, eccetera, eccetera. E Luca mi fece notare questo, mi fece notare, guarda che gli elementi sono tantissimi a discolpa loro. E io citai la famigerata testimonianza, nonché testimonianza oculare, ok? Prova regina, ovvero il riconoscimento di Mario Frigerio dei due, soprattutto di Olindo. E Luca, che è una persona estremamente intelligente, nonché ingegnere, mi disse: guarda Giulia, che Frigerio non ha riconosciuto assolutamente mai Olindo, dice ben altro. E io cosa ho fatto? Per non sapere né leggere né scrivere, ho approfondito la vicenda. Ho seguito gli speciali delle Iene, nonché tutto il lavoro successivamente di Felice Manti e Edoardo Montolli. Anzi, io vi invito a iscrivervi al loro canale Fronte del Blog, che volta a volta pubblica dei podcast dedicati proprio alla vicenda, nonché informazioni e aggiornamenti sulle edizioni dei loro libri, Il Grande Abbaglio e l'altro che è uscito ora qualche giorno fa, che non mi ricordo come si chiama. Perché sono veramente due giornalisti molto cazzuti e due dei più agguerriti sostenitori di Rosa Olindo a ragion veduta. Piano piano ho scandagliato un po' la vicenda, mi sono informata, ho trovato anche la relazione del dottor Giorgio Strata come consulenza per i legali di Rosa Olindo su internet. E sono arrivata anch'io alla convinzione che questi due poveretti che vedete qui in foto non c'entrino assolutamente niente con la vicenda. Sono un po' incazzata, ve lo preannuncio, perché in questi giorni sto assistendo a guardando chiaramente come dire, in televisione, guardando un po', perché chiaramente il 1 marzo tutte le TV erano sul tribunale di Brescia, in corte d'assise a Brescia, con i riflettori puntati sull'udienza, è stata ripresa, no, insomma, come era prevedibile, ma la narrazione anche qui, che i media, anzi, ne stanno facendo, ne hanno fatto, è alquanto
vergognosa e intollerabile. Allora, cosa è successo il 1 marzo? Il 1 marzo, 9 giorni fa, è stata sentita l'accusa, ok? Quindi con le loro motivazioni, del perché Rosolindo sono stati condannati in 3 gradi di giudizio, perché 26 giudici si sono espressi per la loro colpevolezza, e il 16 aprile, ci sarà invece l'udienza che ascolterà le ragioni della difesa, e lì ci sarà da divertirsi. Innanzitutto perché io ho un'estrema stima per l'avvocato Schembri, che è un cazzutissimo avvocato, e Luisa Bordeaux, che è l'altro avvocato appunto di Rosolindo, che collaborano da ben 18 anni a questo caso. Ora ragazzi, ragioniamo su questo aspetto. Secondo voi, due avvocati che insomma, la Bordeaux poi una principessa del foro lombardo, possiamo definirla, no? Ma comunque anche Schembri è un avvocato di tutto rispetto, anche se forse è meno conosciuto della Bordeaux. Secondo voi, due avvocati che di casi non è che avranno solo questo di Rosolindo, peraltro io temo che la difesa di Rosolindo sia per via d'ufficio, non sia una difesa privata a pagamento, anche perché sono stati sequestrati i conti dei due, se non erro, comunque il TFR di Olindo è sparito, insomma, non navigano certo in buone acque da un punto di vista economico, per cui non sono sicura che siano pagati, ma che siano, scusate, col patrocinio dello Stato, no? Quindi, insomma, ancora meglio, secondo voi, se non fossero davvero convinti dell'innocenza e la non colpevolezza di questi due, ma chi glielo farebbe fare dopo 18 anni di combattere con i denti e con le unghie per farli uscire fuori di galera? Evidentemente, se due avvocati come Schembri e la Bordeaux sono convintissimi e hanno lottato con le unghie e con i denti per arrivare a questo buonissimo risultato, sono sinceramente e onestamente, limpidamente convinti della innocenza di Rosolindo, ragazzi. Cioè, secondo me è un ragionamento che fila alla perfezione. Ripeto, sono incazzata perché sto sentendo molte fake news. Quali sono queste fake news che sto sentendo? Sto sentendo delle storie, delle proposizioni, proponimenti di questa revisione assolutamente sbagliate e con dolo sbagliate. Perché cos'è passato? Tra l'altro anche da parte di alcuni egregi giornalisti che dovrebbero sapere bene di che cosa si sta parlando, è passato che l'udienza del 1 marzo è atta a definire se sarà ammissibile o meno la richiesta di revisione. Sbagliatissimo, e io non ho fatto giurisprudenza, non sono un avvocato, ma ho seguito bene l'Abruzzone, l'avvocato Schembri, tutti, diciamo, il parterre della difesa, che cosa hanno detto. Ed è molto semplice. La richiesta di revisione è già stata ritenuta ammissibile, altrimenti non si sarebbe in aula, non saremmo in aula, no? Non sarebbero in aula. Cos'è che si sta valutando? Non la richiesta, ma se i dati portati dalla difesa, le nuove prove acquisite dalla difesa, siano meno valide tanto da portare a un nuovo processo, che è una cosa ben diversa, ragazzi. Ma posso dirvela tutta, anche se non si arriverà a un nuovo processo, il fatto stesso che la richiesta di revisione sia stata ammessa dopo ben 18 anni dal verdetto enunciato dalla procura di Brescia, che ne ha decretato la colpevolezza e la condanna più severa del nostro ordinamento, cioè l'ergastolo, è già sintomo, ragazzi, che questi due, probabilmente colpevoli, non solo. Vi faccio riflettere su due o tre esempi lampanti, specialmente uno. Purtroppo siamo invasi da cosiddetta questa malattia bruttissima che si chiama bossettianesimo. Chi sono i bossettiani? Esseri immondi che ritengono che il DNA di un uomo di 40 anni possa finire nelle mutandine, negli slip di una ragazzetta di 13 anni, e che quindi ne sostengono la
innocenza. Non so con che coraggio, probabilmente sono persone che non hanno figli, perché se solo si immedesimassero nei genitori di Yara non avrebbero questa voga di così innocentismo. E l'avvocato Salvagni, che peraltro, insomma, descritto dall'Abruzzone in maniera colorita, ma ha perfettamente ragione sul suddetto avvocato, per ben 4 volte si è visto respingere la richiesta di revisione del processo per la condanna all'ergastolo di Bossetti per l'omicidio e violenza sessuale ai danni di Yara Gambirasio. Precisando che l'avvocato Salvagni e l'altro, che non mi ricordo come si chiama, anzi l'altra forse avvocata, avvocatessa, non sono gli stessi dal 2011 ad oggi, ne ha cambiati Bossetti e se ne ha cambiati, alcuni si sono dimessi, quindi anche lì, mentre nel caso di Rosolindo Schembri e Bordeaux sono gli stessi da 2006 ad oggi, con la piccola parentesi del primo avvocato in collaborazione col Picozzi, che poi sono stati mandati a farsi una giratina in un bel paese, per essere un po' prosaica. Ma sono gli stessi dal 2006 ad oggi. Bossetti ha fatto la collezione Panini di avvocati, quindi mettiamo questo punto. 4 volte respinta la richiesta di revisione. Ok? Rosa e Olindo. Richiesta di revisione 2023, alla fine accolta. Vediamo se arrivate a cosa voglio dire. Secondo voi, no? Perché è stata accolta quella di Rosolindo e rifiutata fermamente quella di Bossetti? Non vi si accende una lampadina? Tra l'altro, e qui io da studiosa, da scienziata delle arti dello spettacolo e studiosa dei media, insomma, sto studiando per questo, ma sono già comunque attrice, regista e insegnante di teatro. Vi faccio riflettere anche sulla rappresentazione che si è fatta di quell'uomo meraviglioso che è Kuno Tarfusse, sostituto procuratore della Procura di Brescia. Allora, quando un procuratore respinge la richiesta di revisione per la TV italiana, è santo, da glorificare, meraviglioso, fa il suo dovere. Ha fatto ciò che doveva essere fatto, peraltro, ragazzi, come dice Roberta Bruzzone, giustamente, come ha detto a ore 14, se l'istanza di revisione è prevista dal nostro ordinamento, evidentemente vuol dire che è previsto, è sottinteso che qualche volta i giudici si sbaglino, no? Questo lo dico a quei beoti che dicono, ma 26 giudici non si possono sbagliare, un corno che non si possono sbagliare. Allora perché esiste l'istanza di revisione? Perché c'è questa possibilità offerta dal nostro ordinamento? Punto primo. Punto secondo, quindi quando il GIP chiude tutto, no, no, il sostituto procuratore nega tutto, chiude le ali, tarpa le ali, è meraviglioso e bravissimo. Ok? Appena un sostituto procuratore, in questo caso Tarfusser, si prova a ritenere valida e ad accogliere una richiesta di revisione, apriti cielo. Lo stanno massacrando a quel poveretto, gliene stanno dicendo di tutti i colori, televisioni che veramente dovrebbero solo autocensurarsi invece di sputare veleno. Tra l'altro, un grandissimo procuratore, un grandissimo magistrato, mi è stato riferito da dei commenti YouTube di persone che lo conoscono, quindi dovrebbero vergognarsi di parlarne male, ma ne stanno tirando se ne stanno inventando 8.000 per screditarlo. Ma un sostituto procuratore non è normale che faccia così, ma chi è Tarfusser? Ma come vi permettete? Questa è l'Italia. Questa vicenda di Rosolindo, adesso per quanto riguarda la revisione, ci mostra la vera faccia schifosa del nostro paese, che quando le cose non vanno come noi pensiamo, si butta merda, a diritto, senza preoccuparci, offendendo professionisti, perché non è il solo diffamato, perché pensiamo a Schembri e la Bordeaux, quante se ne saranno viste tirare. Ragazzi, ma ci vuole anche un po' di rispetto, eh?
Allora, punto primo, la difesa è un diritto che spetta a tutti, dal mafioso camorrista alla Santa Maria Goretti. Punto primo. Secondariamente, ma sciacquatevi la bocca per davvero, ma vergognatevi. Mohtar Fuster aveva bisogno di che cosa? Perché? Ma che gliene veniva a lui di accettare una richiesta? Quante ne avrà viste di richieste di revisione? Però ha accettato solo questa. Cioè, voglio dire... io sono veramente schifata, sono veramente schifata. Vedere programmi, trasmissioni, come per esempio Far West di Sottile, tra l'altro, Salvo Sottile è dichiaratamente colpevolista, basta vedere lo speciale delle Iene con l'ottimo, l'eccelso Antonino Monteleone, che secondo me è un fiorfiore di giornalista, che tra l'altro Mediaset non si merita, ma questo è un altro discorso. Che ha fatto un egregio lavoro nei suoi tre speciali sulla strage di Erba, intervista Sottile, secondo me, di nome e di fatto, ma lasciamo perdere, il quale dice che secondo lui i Rosolindo sono colpevoli. E imposta tutta una trasmissione, Far West, facendo sembrare Azuz Marzouk quasi un mezzo coglione che non ha di meglio da fare nella sua vita che non sostenere l'innocenza di Rosolindo. E, cioè, voglio dire, ragazzi, anche questa cosa, no? Chiaramente un ruolo importante nella difesa di Rosolindo, soprattutto per quanto riguarda la mediaticizzazione della richiesta di revisione, il ruolo fondamentale è stato nei media quello del programma Le Iene. Su questo fuori dubbio. Ma ben venga, ragazzi! Ma sentire persone, giornalisti, esperti, addetti ai lavori che dicono, certo questa richiesta di revisione sponsorizzata da una TV, e sti cazzi? Qual è il problema? Anche lì, quando la televisione sostiene quello che ci piace a noi, evviva la TV, tutti felici e contenti, andiamo a nozze e fichi. Quando sostiene una tesi che a noi non ci piace, improvvisamente la televisione è merda. Anche qui vi invito a pensare che le Iene, non hanno soltanto appoggiato questo caso, ma si sono schierati per esempio a favore, e io non ho condiviso per nulla, di Alberto Stasi, il quale nella ennesima e respinta richiesta di revisione per il processo, tra l'altro tra un po' lui esce, quindi ha voglia a revisionare, cioè non si farà neanche l'ergastolo quel bastardello di Stasi, colpevole oltre ogni ragionevole dubbio di aver ucciso Chiara Poggia, ragazzi, leggetevi la sentenza, il quale nell'ennesima richiesta di revisione cita proprio le Iene come prova, come test, con una serie di video filmati e indagini che hanno svolto. E guardate un po', richiesta respinta, esattamente come è stata respinta la richiesta di Bossetti e dell'avvocato di Bossetti. Quindi non è che le Iene sono il, come posso dire, il sancta sanctorum della legge o del diritto. Se sostengono una tesi che io apprezzo, come anche altri possono apprezzare, e sostenere, lo sosteniamo. Nel momento in cui le Iene se ne esce con assurde ipotesi, ciao Iene, cioè io non mi faccio questi problemi. Altra cosa, io non ho per niente stimato quel lavoro di denigrazione vergognosa nei confronti di Raquel Sanchez Silva. Per quanto riguarda il discorso di Mario Biondo, secondo me Mario Biondo si è suicidato, non ci sono dubbi, e le Iene continuano ad appoggiare la tesi complottista che la Silva abbia voluto uccidere Mario Biondo perché chissà quale segreto la Silva ci aveva da proteggere, perché secondo voi, se avesse avuto anche davvero questo famoso video porno girato, secondo voi Mario Biondo l'avrebbe ucciso, cioè la Silva aveva tutta questa paura di farsi scoprire. Mi sembra che Belen ha ancora un suo video porno che circola beatamente sul web e lei se ne sbatte altamente, non si è certamente tolta di mezzo, no? O comunque disperata, non ha neanche vinto la causa, tra l'altro, con l'ex fidanzato per il video porno. Quindi insomma, ragazzi, sinceramente, per cui non è che le Iene sono il sancta sanctorum del diritto e della giustizia. A volte sostengono tesi condivisibili, a volte sostengono tesi che io non condivido, tutto lì. Però voglio dire, sinceramente, no?
Questa cosa per cui quando le cose le condividiamo, allora le parliamo bene, quando non condividiamo, diffamiamo, è tipica italiana. Anche perché poi certi personaggi dovrebbero informarsi prima di parlare. Ora io non posso farvelo vedere perché c'è il copyright Rai, credo, ma vi invito a vedere il confronto della puntata del 1º marzo di ore 14, anzi vi metto il link in descrizione, questo è un confronto, insomma, un battibecco abbastanza acceso, ma non tantissimo, tra la dottoressa Roberta Bruzzone e lo scrittore Colaprico. Ora, al di là del fatto che c'è già un dislivello professionale tra i due, perché una fa la criminologa, l'altro fa lo scrittore, quindi parliamone, ma al di là di questo, io dico, ma perché quando andate a parlare in televisione, tra l'altro dove vi osservano milioni e milioni di spettatori in Italia e forse non solo, non vi studiate un pochino il caso? Cioè, l'ho fatto io che faccio cinema e teatro, non mi occupo di diritto, potreste farlo voi che prendete i soldoni alla Rai con gli ospitate, no? E con il contrattino. Allora, Colaprico se ne esordisce dicendo cose che sono fuori veramente dalla grazia del Signore, tra cui il fatto che ci sarebbero delle tracce di strangolamento, non ricordo esattamente, sul bambino Youssef. L'Abruzzone giustamente interviene, consulente della difesa dal 2009, ragazzi, da 15 anni, quindi insomma, le sa a memoria, cioè saprà ogni virgola a memoria di quegli atti, anche delle foto della scena del crimine, visto che ci studia sopra, l'esamina dal 2009, e si incazza come una biscia, dice: ascolta Ciccio, il succo è stato più elegante, però il succo era questo. Prima, a parte che lo dice, non è che sia stata tanto con i peli sulla lingua, prima di dire cavolate, informatevi, non c'è nessun segno di una mano sulla testa del piccolo Youssef. Ma di cavolate ne hanno sparate. Oppure l'altra, Candida Morvillo, che è già una che ha il nome di un batterio vaginale, io mi vergognerei a farmi vedere in televisione, ma questa è una mia personale opinione di stampo estetologico, diciamo così, che dice che le confessioni di Rosolindo sono riscontrabili effettivamente andando a vedere l'uccisione di quei cadaveri, cioè come sono stati uccisi le persone, no? Le vittime. Ma quando mai? Il fulcro della difesa, che verrà portato alla richiesta, appunto, all'udienza, quando ci sarà l'udienza della revisione, appunto, in aula, è proprio questo, che i metodi che loro adducono come cause della morte delle quattro vittime non corrispondono minimamente a come sono state uccise, soprattutto la Cherubini e soprattutto Youssef. Ma perché parlate se non sapete le cose, se volete fare finta di non sapere le cose? Perché oggi, ragazzi, anche il materiale sulle udienze, i processi, tutto il materiale di stampo giudiziario è reperibile ovunque. Radio Radicale, l'ho studiato al DAMS, facendo storia della radio e della televisione, ha un archivio molto intenso di processi, di materiale giudiziario, e quindi tutte le registrazioni dei processi, non come dire, per citarne uno, il mostro di Firenze, il processo a Pacciani, ai CDM, lo trovate per intero su Radio Radicale, ma non solo quello. Quindi oggi il modo per informarsi sulle carte lo trovate. Io ho trovato tutte le sentenze del caso Kercher, ho trovato tutti i documenti del caso Mostro, cioè oggi non se ne esce. Se uno vuole parlare di un caso, è bene che si informi. L'ho fatto io che mi occupo di altro nella vita, non si vede perché non debbano farlo gente che va alla RAI a prendere anche i soldoni, tra l'altro, no? Quindi ecco. Mi premeva fare questo video perché volevo sfatare un po' di minchiate che sento dire ancora nei programmi, tra l'altro addetti ai lavori, quindi ancora più assurdo. E poi c'è la punta di diamante delle castronerie, ovvero quarto grado. Ma ragazzi, ricordiamoci
Che quarto grado è il programma che ha nel suo cast fisso Massimo Picozzi. Chi è Massimo Picozzi? Colui che ha dato la spinta a Rosalindo per entrare a vita nel carcere. Ok? Quindi non ci deve stupire, no? Che Nuzzi, quel viscidone di Nuzzi, la cui unica inchiesta io condivido è quella sul Vatilix, ha interesse a dire che Rosalindo sono colpevoli, perché nel suo cast c'è Picozzi, che è stato quello che praticamente ha cagionato la chiusura in galera di questi due, l'imprigionamento, ok? Magari suo malgrado, perché comunque era consulente dell'avvocato di Rosalindo, però poi di fatto questo è accaduto. E ne ha fatte anche di cose scorrette, ha venduto il libro a Corrias. Scusate, il video a Corrias, quando insomma non avrebbe potuto farlo perché era un documento inedito che avrebbe dovuto essere portato soltanto in procura, cioè n'ha fatte, per cui Nuzzi insomma ne spara di minchiate, ma ne spara tante. L'unico che dice cose corrette e sostiene l'innocenza di Rosalindo è Abate, Claudio Abate, e appena Abate prova a parlare, boom, tarpato subito. Non lo si fa parlare neanche a pregare in sanscrito. A me tutto questo mi fa schifo. L'idea che le persone non siano libere, i giornalisti, non le maestranze non siano libere di esprimere liberamente il proprio pensiero senza ali tarpate e bocche cucite, mi fa schifo. Questa è l'Italia. Altra cosa che mi sta facendo molto incazzare, i giudizi su Azzuz Marzouk. Perché? Azzuz si è legata alle mora e corone, e quindi lui sicuramente di moglie e figli non gliene frega nulla. Ecco, io vi auguro mai che nella vita succeda a vostro figlio e a vostra moglie la stessa cosa che è successa ad Azzuz. Poi vediamo se avete il coraggio di ripetere queste frasi abominevoli, abominevoli. Secondariamente, io, insomma, poi mi tocca rispondere a muso duro su YouTube a commenti di beoti che sostengono certe cose, ancora la panzana, una vera e propria... Scusate, c'era un attimo la linea che andava e veniva. Dicevo, mi ripeterò, spero abbiate sentito, dicevo, un'altra cosa che mi fa molto incazzare è appunto l'atteggiamento verso Azzuz Marzouk e questa panzana che ancora gira. Io su YouTube ho dovuto dare del coglione a molte persone che continuano, insistono su questa stronzata, ovvero che esisterebbe un'intercettazione audio dove Azzuz Marzouk, nel periodo della frequentazione con Corona e Lele Mora, avrebbe detto che quelli, tra l'altro mesi successivi alla perdita di moglie e figlio, sarebbero stati i mesi più belli della sua vita. Ecco, sappiate bene che non esiste alcuna traccia di questa intercettazione. Non esiste, sono puttanate veicolate da molti giornali di stampo colpevolista. La vogliamo finire di dire stronzate? La vogliamo finire di additare Azzuz perché si è andato a prendere un cocktail con Corona e Lele Mora, che poi è la stessa filosofia di pensiero che viene applicata ad altri personaggi, no? Che hanno perso cari in circostanze così dolorose. La Raquel Sánchez Silva stessa, ma non solo. Guardate, e anche qui sono molto arrabbiata, la denigrazione e diffamazione nei confronti di quel poveraccio di Sebastiano Visintin. Gliene stanno dicendo di tutti i colori da 2 anni, quando non è stato mai minimamente iscritto al registro degli indagati. Mai. Mai. Non è stato mai ritenuto seriamente coinvolto nella vicenda della moglie. Ma quante gliene stanno dicendo, sparando anche una serie di stronzate anche lì. Questa è l'Italia. Secondo voi è ammissibile trattare così le persone in un paese civile? Fate voi, non lo so, secondo me no, però questa è la mia modesta opinione. E quindi anche Azzuz, che tra l'altro era in Tunisia, sarebbe, diciamo, avrebbe suoi interessi
interessi nel sostenere che Rosalinda non sono colpevoli. Boh, non capisco che interesse, anche perché, tra l'altro, ragazzi, cioè, con Rosalinda era un litigio sì, un litigio oggi, un litigio domani, cioè, nel senso, non è che ci scorresse sto grande sangue tra questi coinquilini, però, secondo qualche astrusa teoria, anche Azuz avrebbe i suoi interessi. Vabbè. Altra cosa, io qui sarò delicata perché sono persone ancora viventi e gli auguro loro una vita lunga e felice, anche se la sorella purtroppo non... Sto pensando alla sorella, non so, che purtroppo invece non l'ha avuta. Sostenere che i fratelli Castagna siano coinvolti è una cosa atroce. Allora, a me fa ribrezzo pensare che dei fratelli possano essere coinvolti nella morte della sorella, della madre e del nipotino di 2 anni. Però, ragazzi, io ho la mia idea, che non vi dico certamente qua, però vi faccio riflettere anche su un caso. Tutti si incazzano, a parte che l'ha detto Azusa e si è beccato anche 2 anni e mezzo per calunnia. Vabbè, ok, però io sono d'accordo, è orribile dire una cosa del genere, però mi chiedo anche un'altra cosa, quanto è non orribile il fatto che non sappiamo con esattezza cosa facessero Carlo Castagna, Pietro Castagna e Giuseppe Castagna la sera del delitto? Quanto è non orribile sapere perché avevano l'urgenza di cambiare una scheda SIM a pochi giorni dalla strage? Quanto è non orribile sentirli ridere al telefono? Questo non lo dico io ho sentito le intercettazioni nel programma delle Iene. A pochi giorni dalla perdita della sorella, della madre e del nipotino di 2 anni, quanto non è orribile sentirli parlare in codice per indicare l'arrivo dei carabinieri a casa loro? Quanto non è orribile sentir dire da uno dei due fratelli intervistati dalla Franca Leosini che loro erano a conoscenza del fatto che fossero intercettati quando di prassi, quando viene disposta un'intercettazione, i soggetti intercettati non devono assolutamente saperlo perché potrebbero inquinare le prove e i dati acquisiti? Quanto non è orribile il fatto che uno dei due fratelli al telefono con Antonino Monteleone accusi Azouz Marzouk di avere picchiato il figlioletto di 2 anni mentre era in vita? Peraltro, io non so se Azouz questa cosa, ma il servizio delle Iene l'avrà visto sicuramente, non mi risulta che Beppe Castagna sia stato accusato, sia stato, scusate, condannato per calunnia a 2 anni e mezzo per questa frase, ragazzi, è gravissimo, eh. Allora, il reato in quanto il bimbo è morto non so se sarebbe procedibile, ok? Però penso che non c'entri niente il fatto che anche un soggetto sia morto, ma se l'accusa è Azuz picchiava il figlioletto di 2 anni e mezzo, anche se il bimbo non c'è più, comunque è calunnia, cioè la denuncia per calunnia la puoi fare. Non mi risulta che abbia pagato le conseguenze legali di questa affermazione orribile, ragazzi. Cioè, non è che ha detto mi dava 2 ceffoni, lui dice che picchiava il bimbo di 2 anni. Io vi invito ad andare a vedere il servizio delle Iene, lo dice chiaro e tondo. E lo stesso Monteleone ha seri dubbi e rimane scosso da queste informazioni e gli fa la domanda più ovvia che tutti noi gli faremmo. Scusi, signor Castagna, ma se lei sapeva che Azuz picchiava suo nipote di 2 anni, perché non l'ha denunciato? Sapete che cosa è seguito a quella domanda? Il totale silenzio. Ora, nessuno insinua niente, però facciamo le pulci a Azuz Marzouk, facciamo le pulci a Azuz Marzouk. Abbiamo condannato Rosolindo, condanniamo Rosolindo. Abbiamo sputato veleno su tante altre persone? Benissimo. Analizziamo però le cose oggettivamente anche su tutti gli altri protagonisti di questa vicenda. I dati sono che delle intercettazioni dei fratelli Castagna e padre scompaiono, quindi noi non sappiamo cosa si siano detti, e
Non sappiamo con esattezza com'è che sono venuti a conoscenza della morte dei familiari, se non quello che ci riferisce Beppe Castagna, che però non è comprovato da niente, nel senso che lo dicono loro, ma non abbiamo prove di questo. Non sappiamo perché ci fosse questa fretta di dare via la panda, peraltro se è vero il ricordo delle suore, loro l'avevano già data via e loro hanno inscenato un dialogo fittizio al telefono, cosa molto grave. Sapevano di essere intercettati, cosa che viola il regolamento dell'intercettazione. Cioè, se dobbiamo dire le cose, allora diciamole tutte fino in fondo. Se loro sono così arrabbiati per questo fatto, se la prendessero con Gallurini, che non li ha indagati a sufficienza e non ha con le unghie e con i denti, voluto sapere l'alibi di questi fratelli e anche del padre. Dall'altra parte, però, mi sembra che non ci sia fatti scrupoli nel puntare in dita da Suze. Io l'ho visto i telegiornali, eh. In cerca l'assassino della moglie e del figlio, il padre e marito Azouz Marzouk, e quello invece stava in Tunisia. E non mi risulta che gli sia stato chiesto scuse, eh. Ma non mi risulta per nulla. Quindi allora, tutto questo sbigottimento, se uno nutre dei sospetti verso i fratelli Castagna, sono, io li comprendo, però io comprenderei anche se, cioè, mi sarei anche aspettata da certe persone che chiedessero scusa ad Azuz per le accuse di aver ucciso moglie e figlio. E poi arriva un altro punto. Lo screditamento dei testimoni Cem Kum e Manzeni. Come dice Azouz Marzouk, Cem Kum spacciatore, tunisino come lui, quindi magari poteva esserci un nesso bene. Ammettiamo che Cem Kum dica stronzate. E Manzeni? Ragazzo, ad oggi penso quarantenne, perché parlano di un ragazzo, quindi si presuppone che fosse giovanissimo. Che interesse ha a raccontare di persone di etnia scura davanti all'abitazione alle 8 di sera? Che gliene frega? Perché impelagarsi in questa faccenda? Peraltro mai stato richiamato, eh? Lui ha fatto il suo dovere, aspettando che venisse risentito, anche a processo, assolutamente mai richiamato. Perché? Ma che gliene veniva? Che gliene veniva a Manzeni? Quindi anche Manzeni racconta stronzate, no? E fatemi capire, raccontano verità soltanto chi accusa Rosolindo? E infatti Mario Frigerio li ha riconosciuti, eh? Dove li ha riconosciuti, ragazzi? Ma sentitevi le intercettazioni. Il maresciallo Gallurini dice 9 volte il nome di Olindo. 9 volte! Tant'è vero che il signor Frigerio piange e si arrabbia, userà anche sproloqui, tant'è vero che i figli dicono, oh, che fai? Ridono perché sorride, no? Fa sorridere vedere un uomo di 60 anni che usa parole come cazzo, come dire, inalbera un po', no? Soprattutto poi perché era anche in una condizione psicofisica di un certo tipo. Secondo me perché si arrabbia in questo modo? Perché spariscono delle intercettazioni? Allora, arriviamo adesso a un punto di snodo molto, molto importante per quanto riguarda anche lo speciale, per quanto riguarda anche lo speciale delle Iene, no? Ovvero, perché chiaramente non sono Rosolindo, quindi chi sono? Questo è un bel problema. Innanzitutto perché le prove acquisite all'epoca, il DNA sconosciuto, i frammenti, insomma, i reperti sono andati distrutti, non si è capito ancora per ordine di chi, sappiamo soltanto che il cancelliere è sotto indagine per questo atto, gravemente lesivo nei confronti del sistema giudiziario, ma sappiamo che questi reperti non ci sono più. Allora, qual è il punto appunto, dicevamo, snodale, no? Il fatto che se Rosolindo non sono stati c'è una tesi alternativa, no? Quindi i reperti bruciati non esistono più, però c'è la tesi,
di una vendetta nei confronti di Azuz per una partita di droga sparita e anche di soldi, probabilmente. Però c'è un problema. Io vi dico già da ora che non credo c'entri niente la partita di droga, non credo sia una vendetta dell''ndrangheta Calabra. Io non credo che c'entri questo. Io penso che ci sia di mezzo dinamiche più familiari in questa storia. Come dice Azuz, non c'è soltanto la famiglia Castagna, ma c'è anche la mia di famiglia. E questa è una frase che, sentendola a Far West da Sottile, mi ha molto colpito. Non so esattamente se Azuz stesse cercando un po' di pararsi il culo dopo la denuncia per calunnia, ma invece potrebbe essere più sottile il tutto, eh? Potrebbe essere, insomma, interessante. Azuz, però, ha sempre rinnegato che la strage fosse una vendetta dell''ndrangheta nei confronti suoi e della sua famiglia. E io mi chiedo questo, no? Ma per quale motivo? Allora, Azuz sostiene l'innocenza di Rosalind, ok? E questo è un dato. Quindi, il colpevole è qualcun altro. Nel momento in cui sente l'ipotesi che poi è l'ipotesi portata in tribunale anche dalla difesa di Rosolindo, Azuz però ha seri dubbi che questa tesi sia veritiera e dice assolutamente no. Io non ho pestato i piedi a nessuno, Crivaro non c'entra niente, Crivaro non, insomma, è un'amicizia molto superficiale, ma non ha nessun motivo per volere la morte dei miei cari. Non sono stati loro, non è stata l''ndrangheta. Allora, io dico una cosa. Per quale motivo dovrebbe negarlo con forza, se il suo intento è quello di trovare gli assassini? Evidentemente lui esclude per certo questo perché sa per certo chi è l'assassino vero. Pensateci. Un po' come il discorso del Manzeni, scusate, prima ho detto Menzeni, Manzeni. Manzeni e Cem Cum sono testimoni inattendibili, no? Ma scusate, ma Azuz, tunisino, Cem Cum, tunisino. Manzeni, italiano vicino di casa. Che interesse ha Azuz a sostenere l'avvistamento di gente di etnia che è la stessa sua vicino alla casa dove è stata commessa la strage? Cioè, non mi sembra una grande strategia di allontanamento di sospetti da lui, no? Dire che hanno visto persone di etnia araba e che parlavano tunisini. Cioè, mi sarei aspettato, se Azuz avesse l'interesse ad allontanarsi da questa vicenda, che dei testimoni dicessero falsamente che hanno visto gente parlare norvegese ed erano bianchi, tipo albini, no? Ma che strategia difensiva è dire ho visto uno di etnia araba che parlava tunisino quando lui è scuro di pelle ed è tunisino? Cioè, ma la testa e il cervello lo volete far girare? Ma che interesse ha Azuz, che tra l'altro c'ha pure una nuova moglie e c'ha 3 figlie femmine? Che interesse? Ed è fuori dai guai con la galera, se Dio vuole, dopo anni di travaglio. Che interesse ha? Ma me lo dite che interesse ha? Quindi, perché Azuz con le unghie e con i denti dice quello che dice come si chiama? Abkhaiz, Abkhaiz, una roba del genere, il ragazzo che abitava sotto, anzi non abitava, era stato ospitato da loro. Non è vero che io cercavo protezione, eccetera, eccetera. Non è vero quello che dice l'ex moglie di Boren, cugino di Azuz, no? Che addirittura parla di rapporti sessuali con questi ragazzini in galera, che probabilmente erano parenti di camorristi, scusate, di 'ndranghetisti. Lui nega tutto. Perché nega tutto? Secondo me è perché Azuz sa più di quello che ci ha detto. Io penso che Azuz abbia un'idea molto chiara di chi potrebbe essere stato,
ma finché non ci sono le prove e o comunque non si sente sicuro nel affermarlo, se ne guarda bene. Io ho questa sensazione qua. Certo è che Azuz è uno dei pochi di questa protagonisti di questa vicenda, suo malgrado, che ha dimostrato una onestà intellettuale che poche persone hanno. Devo dire la verità. Capisco perché un Visentin possa far storcere il naso, che effettivamente ragazza all'inizio ha detto prima una versione, poi un'altra, questa voglia di apparire che sicuramente ha, io non è che sto negando questo, però ragazzi, un conto è essere un po' narcisi, un conto è aver ucciso una moglie, sono due cose un po' diverse. Questo invece è la consecuzio che si fa in Italia, perché gli italiani di base sono un po' capri, ignoranti, e quindi dove c'è da sgruzzolare, baluginano a piene mani. Però ecco, capisco perché un Visintin possa urtare la nervatura. Azuz, secondo me, non ha assolutamente niente da recriminarsi, e non mi sembra che ora, dopo in questi 18 anni, abbia fatto parlare di sé, se non perché assolutamente non crede alla colpevolezza di Rosolindo. Altra cosa, qua, un altro punto che viene molto dibattuto in questa vicenda, che molti ostacolano e che non diciamo, puntano per far dimostrare che Rosolindo sono i colpevoli, è questo. Azuz insiste molto su questo punto. Per una lite condominiale non si ammazza quattro persone. Alla luce del fatto che l'Italia è il primo paese al mondo per delitti d'impeto, direi che non è del tutto vero, però attenzione. Andiamo a vedere le altre stragi per bisticci, quindi delitti d'impeto, come si sono svolti. Non nel modo in cui si è svolto la strage di Erba. Secondariamente, il delitto di Erba non è un delitto d'impeto, è un delitto premeditato. E premeditato anche di molto bene. Ora, ma perché dei vicini di casa non ammazzano sul momento durante la lite, ma ammazzano in maniera molto premeditata? Tra l'altro, ragazzi, scusate, vi faccio anche riflettere su questo. A ridosso dell'udienza in tribunale, dove, ve lo dico già da ora, avrebbero vinto Rosolindo, perché lì c'era un discorso di disturbo della quiete, perché Raffaella Castagna metteva la musica alta. E secondo voi il giudice a chi avrebbe dato ragione? A Rose Olindo, assolutamente, perché nei condomini non si può fare come ci pare, la musica non si può tenere a quel volume lì alle 4 di notte. Quindi che senso avrebbe avuto uccidere a ridosso di una sentenza che avrebbe stabilito che Raffaella avrebbe dovuto darsi una calmata con la musica alta la notte? Non ha senso, ragazzi, da qualunque punto di vista si veda. E poi, non ha senso il fatto che tu uccidi dei vicini di casa, non tanto questo, la modalità. Se io mi sta sul cavolo, il mio vicino di casa lo voglio eliminare di mezzo, togliere di mezzo, ma io gli do una schioppettata con una pistola. E uno mi può dire, però, sai, non è che il porto d'armi è facile averlo in Italia. Benissimo, ti do una coltellata. Posso fare tante altre cose, un sasso in testa, che ne so. E poi un'altra cosa, ragazzi, e su questa chiudo. Ma mi dite il senso di dare fuoco a un appartamento sopra quello dove abitavano loro, col rischio che venisse rovinata anche la loro di abitazione, e visto che non sono Rockefeller, ebriatore, col il rischio di ritrovarsi senza una casa? E quello, ragazzi, è l'elemento che li scagiona subito. Altra cosa, Rosa Bazzi è asmatica. Avete idea di cosa vuol dire essere asmatici? Tu hai ucciso delle persone e dai fuoco all'abitazione col rischio che ci rimetti le pende te? Non sono state trovate tracce di fumo o di intossicamento né in Rosa né in Olindo. Assolutamente no. E poi scusate, un altro dato logico, no? Ma oramai loro l'avevano uccisi queste quattro persone. Ma per quale motivo dare anche fuoco? Cioè, l'atto di dare fuoco indica una come dire,
ferma volontà di eliminare le tracce e di distruggere assolutamente. Non solo eliminare le tracce, attenzione, ma proprio eliminare anche probabilmente l'obiettivo degli assassini era anche quello di eliminare i propri corpi, di farli carbonizzare. Cosa che poi non si è verificata perché chiaramente, per fortuna, a volte il destino è beffardo in senso positivo, nella stessa palazzina abitavano due vigili volontari, Bartesaghi e Ballabio, forse solo Bartesaghi, comunque uno dei due abitava lì, sente il fumo, abituato a fare queste operazioni da volontario, accorre e arriva abbastanza tempestivamente, anche se poi in realtà i corpi, non so, le persone sono già morte. Ma voglio dire, se quella fosse stata una villetta a schiera e quindi non in condominio ma villetta unica, state sicuri che il fuoco vivo avrebbe carbonizzato quei corpi, ma io sono sicurissima di questo. E perché addirittura carbonizzare? Simbolicamente il fuoco è proprio l'annientamento, no? Proprio è il voler destituirti anche delle tue componenti umane come essere umano psicologicamente. E secondo voi questi due signori qui in foto hanno questo livello di livore tanto da voler annientare addirittura quattro persone? Perché? Per un po' di musica alta? Madonna, ragazzi, siamo messi bene in Italia. Oppure come quando dicono che Rosolindo sapevano di essere intercettati e per questo loro hanno finto praticamente di essere dispiaciuti. Sì, certo. E hanno finto anche di parlare del caffè buonissimo della macchinetta in caserma. Hanno finto di parlare con la signora Wanda. Vabbè. Rosa c'ha un quoziente intellettivo di 58, eh? Non è stata capace neanche di dire la sua data di nascita e Olindo è uno che ha confessato perché credeva che li avrebbero messi in cella insieme, non a 20 anni o 16 anni, a 40 e rotti anni. E secondo voi, o almeno secondo voi colpevolisti, questi due sarebbero le menti sopraffini alla Jack Squartatore, alla Jack lo Squartatore, che avrebbero compiuto una strage di questo tipo e di questa perfezione criminale. Perché, ragazzi, non è anche lì, le vittime sono state sgozzate. No, non sono state sgozzate, sono state scannate. Lo scannamento è una tecnica ben precisa e non è lo sgozzamento, sono due cose diverse. Anche qui, se non le sapete, informatevi, andate a studiare. Ok? E secondo voi Rosolindo sanno dov'è la carotide? Secondo me non sanno nemmeno che esiste la carotide. Ma al di là di questo, secondo voi Rosolindo sanno dov'è sita la carotide? Tutto qui. Adesso aspettiamo con ansia questo 16 aprile dove ci divertiremo, perché a quel punto la parola va alla difesa, compresi 100, quanti sono? I 47, mi sembra, consulenti tra medici legali, neurologi, neuroscienziati, eccetera, eccetera. Strata, il fantastico Sartori, Roberta Bruzzone, la dottoressa Vasino, eccetera, eccetera. E infatti anche Roberta avrà la sua parte il 16 aprile come consulente della difesa. Tra l'altro, voglio dirvi una cosa che ha detto la Roberta Bruzzone in un suo video. Tutti i consulenti della difesa si sono messi a disposizione gratuitamente per questo caso. Secondo voi perché? Anche lì, cosa gliene viene alle maestranze di mettersi, ai periti di mettersi, a un consulente tecnico, di mettere a disposizione le proprie competenze gratuitamente per due persone come altre in Italia? Perché? La lampadina si accende? Vediamo, eh. Ragazzi, io vi
Vi ringrazio di avermi sopportato per questa ora. Pensavo di essere più breve, invece poi il fervore mi ha preso. Spero di aver chiarito qualche punto, perché qui veramente ho visto una grande confusione su questa richiesta di revisione. Nel link in descrizione, nel box descrizione, vi metto il link della puntata ultima di dicembre delle Iene, alla notizia appunto dell'accettazione, dell'accoglienza della richiesta di revisione, e il link alla puntata di ore 14, dove c'è appunto questo scontro biblico tra l'Abruzzone e Colaprico. Ragazzi, alla prossima, continuerò con la saga del mostro di Firenze in attesa della terza parte del podcast dedicata alle fantasmagoriche interviste ai personaggi di questa vicenda, diciamo studiosi di questa vicenda, e ci vedremo anche per altri video. Un abbraccio, buona serata o buongiorno, a seconda di quando ne ascolterete, e alla prossima!